fa una torta soffice con fragole e yogurt senza lattosio. Cominciamo subito a lavorare. Quindi mi serviranno 3 uova, una, 2 e 3. Chiaramente le uova dovranno essere a temperatura ambiente. Utilizzo uno sbattitore e comincio a lavorare. Dovranno diventare belle chiare e spumose prima di versare lo zucchero semolato. Ora posso cominciare a versare a pioggia lo zucchero semolato. Poco per volta. Così. Ora verserò l'olio di semi. Sta montando veramente bene, posso mettere a questo punto il vasetto di yogurt a temperatura ambiente, e naturalmente Monica utilizza yogurt naturale senza lattosio. Quindi verso il vasetto di yogurt la scorza del limone non trattato, quindi questi sono i miei limoni, io ne ho tantissimi, si sente un profumo. Ora posso mettere 2 cucchiai di liquore strega, questo è il liquore mio preferito. Ora posso mettere la bustina di vanillina Pane Angeli, così, e continuo a montare. Metto da parte questa zuppiera, prendo questa ciotola dove ho setacciato la farina, quindi questa è stata già setacciata, e all'interno metterò la bustina di lievito Pane Angeli. Ho messo il lievito qui dove ho la farina e quindi mescolo bene le due polveri. Nel frattempo ho acceso il forno, così intanto si riscalda, e metterò anche la frumina, 30 g di frumina. Metterò tutta, riprendo la ciotola, verso un po' di farina e aziono lo sbattitore, poco per volta però. Ora che ho messo tutta la farina, con una spatola farò dei movimenti dal basso verso l'alto, quindi ho messo da parte lo sbattitore e ora farò questi movimenti lentamente per non smontare il composto. Ora a questo punto posso versare una metà di fragole che ho ben lavato, io le lavo sempre con il bicarbonato, quindi dopo le ho tamponate, e quindi una parte andando all'interno e una parte sulla superficie della torta, così. E giro con la spatola per farle incorporare bene, che vadano un po' dappertutto, sempre dal basso verso l'alto. Quindi, ora che è pronto, prendo la teglia sui 24 cm di diametro a cerniera, coperta con carta da forno che ho leggermente inumidito. Le fragole
le metterò qui sulla superficie della torta, così. Posso prendere lo zucchero semolato e metterlo un pochino sulla superficie della torta, così, in modo che fa la crosticina che è molto molto buona. La torta soffice con fragole e yogurt è pronta per essere messa in forno. Dovrà cuocere in forno preriscaldato in modalità statico a 180 gradi per circa 40 minuti. Fate sempre la prova dello stecchino, perché ovviamente ogni forno è a sé. Però diciamo che sui 40 minuti dovremo esserci. Noi ci vediamo dopo. Ora a questo punto, che si è raffreddata, apro la torta e molto delicatamente cercherò di levare la carta a forno, tutto intorno così, piano piano, lentamente, per non sciuparla. Prendo la mia bellissima campana e la metterò. Ecco qua, guardate com'è bella la mia torta. Provate a realizzarla voi. La ricetta la trovate nel mio blog www.monicaincucina.it. Anche questa vi chiederanno il bis. Eccomi qua. Ora la torta è pronta per essere assaggiata. Sentiamo com'è venuta. Tagliamo. Io l'ho lasciata così, ma volendo potete aggiungere dello zucchero a velo sulla superficie della torta. Prendo ora vi faccio vedere da vicino la bellezza di questa torta. Sentiamo com'è venuta questa splendida torta. Morbidissima, soffice, con il sapore percettibile dello yogurt e questo gusto molto delicato mischiato con le fragole e il liquore la rendono veramente magica, una torta molto primaverile da provare. Monica vi aspetta presto con nuove ricette. Io intanto me la mangio tutta e vi vedo una bella tazza di tè caldo. A presto da Monica Cucina.